esplode. È il vostro aiuto ai paesi poveri. Lei lo sa cosa hanno deciso stamattina per lo storico di Kyoto? Che Kyoto verrà ridiscussa e c'è tempo e per le decisioni si vedrà. Così voi avete tempo di distruggere altre città. No, così abbiamo detto. Bravi, così bravi. C'è tempo per distruggere altri milioni di metri di livello nelle foreste. E lei se la guarda alla TV. Io posso lei essere a guardarsela dalla TV sugli argomenti mentre, importanti, io sono Cile, d'accordo. In Cile, io sono signor, aspetti, in Cile c'è un signor Tompkins, ebreo americano, che si è comprato 18 milioni di metri cubi di ettari per salvaguardare il verde della natura. E l'ha comprato 16 dollari l'anno. E l'ONU, la FAO, mi dà 4 dollari l'anno per preservarlo e per fare del turismo per gli americani. Ascolti, questi esempi non aiutano a farne. Ah no, non, no, non aiutano, devono, perché la discussione non avviene così. Gli argomenti, no, se sono validi e se sono discutibili, sono devono lei essere. Perché sto parlando, sono, vorrei parlare devono degli, essere, degli argomenti per cui io sono venuto qua. Devono essere discussi pacificamente. Questo porta forse al confronto, allo scambio e al travaso delle idee. La violenza non aiuta Ma su quello, nessuno. Su quello io e sono voi, perfettamente d'accordo. Non, con se non dichiarate guerra a queste frange faziose, se non le isolate, lei m'ha detto, scusi, se non le io sono isolate. Un pacifista, non posso dichiarare guerra a nessuno. No, non la posso. Lei si condivide Agnoletto? Io? Condivide Casarini? Io condivido la... Allora, io quest'oro, sono come vostro il portavoce, io hanno dichiarato, no, signora, guerra alla città. Signora, io sono ci uno, sono i filmati. Io sono uno sono dei 300... Io sono uno dei 300.000 che è venuto cazzate. Qua. Guarda le cazzate. Io guarda sono le. Uno dei 300.000 che tu, è venuto qua. Mettiti il prosciutto davanti. Ora, se ieri 200.000 persone avessero veramente dichiarato guerra alla città, 200.000 persone, non 400, 200.000 persone, se avessero dichiarato sarebbe veramente guerra alla città. Caro signore, mi scusi, caro signore. Neanche i lanzichenecchi facevano questo. Mi scusi, il fanatismo si comincia ad accendere da piccoli gruppi, magari... Il fanatismo parte dagli otto che distruggono tre quarti dell'umanità. Vabbè, il fanatismo io parte da lì. Ho finito di... Il resto vabbè, è una reazione vivo, sbagliata, se lei, giusta, se lei, ma il fanatismo se lei vuole parte... combattere. No, lei combatte con il club nautico, non lo so dove combatte lei. No, ma si perde. Le... No, uno, vabbè, uno non lo so, che... per parlare così credo che sia rimasto chiuso il club nautico. Ognuno combatte a modo suo. Scusi, avevate lei... Perché vorrei vedere, devo trovare uno che sia contro, cioè che sia a favore della fame del mondo. Non c'è nessuno, tutti contro, però gli otto affamano il mondo. Ma lei e lì, è convinto e lì ne muoiono, eh sì, parecchio. Lei è convinto? Sì, di... cioè che questi otto sono là che si sì, gli otto parlano a nome, gli otto parlano a nome del capitale. Gli otto ragazzi, parlano ragazzi, io credo di avervi... Se voi pensate secondo così, lei, credo che voi siate i primi a essere strumentalizzati. Secondo lei, il benessere che abbiamo noi, chi lo paga? Chi lo paga il benessere che abbiamo noi? Chi lo paga? Non abbiamo la tranquillità di chi ha avuto la casa spassata, altro che pancia piena. Altro che pancia piena, io ho avuto la casa semidistrutta, il quartiere distrutto da questi qua. No, altro ragazzi, che pancia piena. Ragazzi, voi dovete condannare queste cose. Voi dovete condannare. Non si possono proporre le cose. Guarda che noi ieri li abbiamo sbattuti fuori dal corteo allora, a calci del culo. Noi a condannare. Eravamo noi cittadini genovesi che eravamo in piazza, quelli che erano alle finestre, se lo meritano queste cose. Ah, se certo, tutti fossero scesi in strada, tutti i cittadini genovesi. L'ho voluto io, l'ho voluto. Genere. Ho voluto credo, io adesso. Credo che il fanatismo sia brutto, veramente brutto. Appunto, il suo fanatismo. Il suo fanatismo è brutto. Io sono paccato quando la terra è distrutta, poi partite con l'astronave. Perché lei sta dicendo delle cose che veramente non stanno né in cielo né in terra. Ma siamo nel 2000, ma quale appunto, dove tre quarti dell'umanità sta crepando per persone come la pensano come lei. Quando la desertificazione va avanti, voi ve ne fregate, voi andate le Bermude, andate con la panza all'aria. Perché le Bermude? No, dove cazzo vai? Mi piacerebbe lei andare alle Bermude. Io però come lei non vorrei mai diventare, mi permetta. Io come lei non vorrei mai diventare. Tranquillo, tranquillo. È reciproco. Però c'è una grossa come te. Sì, peccato che tre quarti dell'umanità viva con un dollaro. Peccato che viva con un dollaro e muoia di fame. Se
comincia a fare qualcosa lei. Peccato, comincia a fare qualcosa lei. Casarini quanto prende? 12 milioni al mese? $12,000 magari, che cosa l'umanità. Casarini, comincia a dare un po' in giro allora. Casarini, informatevi su chi, da chi siete guidati. Io vedo i fatti, io vedo che è un evasore fiscale, Casarini, un evasore fiscale. Ma non è un evasore fiscale.